Eravamo partiti facendo inserire i tre lati, poi siamo andati a verificare che i lati siano proprio quelli di un triangolo. E poi abbiamo cominciato, no? Quindi se i lati sono i tre lati sono veramente i lati di un triangolo, possiamo iniziare a domandarci: è un triangolo equilatero? Quindi questo if va a vedere se i tre lati sono uguali. Se i tre lati sono uguali, produciamo in output il triangolo equilatero. E poi proseguiamo con un else. Else if andiamo a vedere se isoscele. Lato 1 uguale a lato 2. Ok, però c'è un'altra possibilità, che il lato 1 sia uguale al lato 3, non uguale al lato 2, ma uguale al lato 3. Quindi qua devo usare un operatore booleano quale? Or l'or si fa con la doppia pipe, è sotto ESC, c'è un pulsante, l'ultimo a sinistra con maiuscolo, le due barre verticali. Oppure lato 1 uguale a lato 3, e poi c'è un'ultima possibilità, che sia il lato 2 uguale al lato 3. Quindi, qua essendo un'espressione booleana con degli or, basta che uno di questi sia vero e tutta lì, tutto l'if, tutta la condizione in if è vera. Quindi in questo caso, sopra no, per esempio, sopra, perché un triangolo equilatero se ha tutti i lati che sono uguali tra di loro, quindi qua deve essere questa condizione un and, perché devono essere entrambe verificate. Invece qua basta che i due lati siano uguali, non devono essere tutti uguali. E quindi vado a vedere se già questa è vera, usciamo già dall'if, non noi, la Java Virtual Machine. Si esce già dall'if perché tanto se quella è vera non c'è bisogno di andare oltre. Andiamo a produrre in output che il triangolo è isoscele. E poi, altrimenti, se non è equilatero, se non è isoscele, sarà scaleno. Quindi ancora else. Il triangolo è scaleno. Quindi inserisco il primo lato 10, il secondo lato 10 e poi non so 5. Il triangolo isoscele, è vero? Proviamo a creare invece un triangolo equilatero. 10, 10, 10. Il triangolo equilatero. Mettiamo invece tre lati diversi. 10, 5. E poi qua non so se. Proviamo. Il triangolo è scaleno. 10, 5, 3, non è finito. Ecco, poi se invece vado a scrivere 10, 5, 3, non hai inserito i lati di un triangolo. Perché la somma di ogni coppia di lati deve essere maggiore del terzo. E qui non è così. 5 più 3 fa 8. Non dei primi due, qualunque. Deve essere maggiore del terzo. Quindi se qua prendo 10 e 5 fa 15, è più grande di 3, sì. Poi se prendo 5 e 3, 5 più 3 fa 8, non è più grande di 10. Quindi non è un triangolo. Quando scrivi l'intestazione della classe, ok? Parentesi, graffa aperta, poi se tu dai subito invio, si chiude subito l'ultima e così sei sicura di non dimenticartela. Poi dopo il main ci va la parentesi, graffa aperta e anche qua se dai invio si chiude qui, ok? Poi
tutte le volte, la parentesi grafa aperta, tutte le volte che andiamo ad utilizzare delle istruzioni di controllo del flusso. Per adesso noi abbiamo solo visto if, else e switch. Allora, dopo l'if, dopo la parentesi tonda dell'if, bisogna aprire una parentesi grafa e chiuderla quando l'if finisce. Perché? Perché nella parentesi grafa sono racchiuse tutte le istruzioni da eseguire quando la condizione è vera. Se tu non le metti, non metti la parentesi graffa e quindi non racchiudi tutto questo tra aperta graffa e chiusa graffa, l'istruzione che viene eseguita è solo la prima, questa qua. Vabbè, qua è tutto collegato in realtà. Però viene eseguita solo la prima istruzione, tutte le altre non vengono eseguite. Quindi dopo un if non ci va il punto e virgola. Qua non devi mai mettere il punto e virgola, ma devi aprire una parentesi graffa che poi si andrà a chiudere una volta che ho scritto tutto il codice che sta sul ramo vero dell'if. Stessa cosa poi l'else. Anche dopo l'else devo aprire una graffa e chiuderla dopo che ho scritto tutte le istruzioni presenti sul ramo falso. Voi dovete pensare che questo è un linguaggio a blocchi, ok? Quindi ogni volta che c'è un if, apro il blocco, diciamo, scrivo tutte le istruzioni e quando termino di scrivere le istruzioni del ramo vero, dovete avere in mente il diagramma di flusso, si chiude la parentesi graffa qua. Questo è un blocco di istruzioni. Vengono eseguite tutte se la condizione è vera. Quindi vanno chiuse tra parentesi graffa aperta e parentesi graffa chiusa. L'else sta fuori da questo blocco e fa un altro blocco a parte. Dopo l'if c'è l'else e vediamo che qua c'è un altro blocco di parentesi. Ok? Dentro questo if, però, dentro questa parte, questo blocco, qua ci sono dei sottoblocchi che si aprono sempre al termine di un if. Vedi? If, parentesi aperta. Prima di un else, comunque si chiude quando io finisco di scrivere le istruzioni che sono indicate sul ramo vero. Poi l'else potrebbe anche non esserci. Se c'è, ovviamente si chiude prima dell'else, ma se non c'è l'else, perché non è detto che ci sia, anche dello stesso, certo. Se tu non metti le parentesi qua, non succede niente di grave. Perché? Perché abbiamo una serie di blocchi. Dentro questo if c'è un altro if e un altro else if e un altro else. Quindi anche senza le parentesi potrei scriverlo. Ma in altre situazioni no. Per esempio, allora x è 3 ed è maggiore di 0, giusto? Quindi entra dentro questo blocco qui. Esegue la prima istruzione. Cosa fa questa istruzione? Aggiunge 1, quindi x diventa 4. Stampa x, quindi dovremmo vedere in output 4 e poi ciao. X uguale a 4, ciao. Togliamo le parentesi graffe. Quindi vado a togliere questa e questa. Se x è uguale a 3, fa esattamente la stessa cosa. Poi andiamo a vedere cosa succede se invece x non è maggiore di 0. X uguale a 4, ciao. Adesso ripristino la versione precedente, che è questa, e prendiamo meno 3. Meno 3 non è maggiore di 0, giusto? Quindi, cosa succede? Che quando arriva qui x non è maggiore di 0 e va a produrre in output ciao. E basta. Adesso vado a togliere le parentesi graffe. Perché senza le parentesi l'unica istruzione che fa parte del ramo vero dell'if è la prima.
L'altra è scritta qui, ma è un'istruzione che viene eseguita comunque, anche se la condizione è falsa. Ripeto. Questo è un blocco di istruzioni che vengono eseguite solo se la condizione è vera. Ok? Se la condizione è falsa, vengono totalmente ignorate e si passa ad eseguire l'istruzione fuori dal blocco if. Difatti, con x che vale meno 3, non viene eseguita nessuna di queste istruzioni. Ma solo l'ultima. Se x invece vale 3, si entra dentro l'if e quindi verrà stampato x uguale a 4 perché viene incrementato e poi viene prodotto in output x. Questo se vado a togliere le parentesi graffe, dovete immaginare che qua in questo if c'è solo un'istruzione, è come se fosse così. Una sola istruzione. Quindi si può non mettere la parentesi graffa se io ho un'unica istruzione dopo l'if, posso anche non metterla. Tutto quello che c'è dopo, che invece doveva essere presente, questo doveva essere eseguito solo se x è maggiore di 0. Per x maggiore di 0 viene comunque eseguito, quindi non ci accorgiamo della differenza e dell'errore. Ma su un valore negativo, quindi un valore che non soddisfa la condizione nell'if, ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, perché non avrebbe dovuto stamparmi x uguale a meno 3. Ok? Non dovrebbe stamparlo perché qui inizialmente io proprio intendevo dire con questa scrittura che se x è maggiore di 0 incrementi x e stampi x, altrimenti no, no, non lo devi fare e devi stamparmi solo ciao, ma così non è se tolgo le parentesi graffe. Quindi avete presente il diagramma di flusso? Avete presente il diagramma di flusso? Condizione l'if, ramo vero, ramo falso. Queste sono le istruzioni da eseguire se la condizione è vera. Queste le istruzioni da eseguire se la condizione è falsa. Queste istruzioni andrebbero messe tutte dentro un blocco di parentesi graffe. Poi, se ce n'è solo una, posso anche non mettere le parentesi graffe. Se ce n'è più di una, devo obbligatoriamente metterle. Questo è. E vedi che qua difatti proprio rappresentato in questo modo. Poi vedremo, per adesso dopo l'if e dopo l'else ci possono essere delle parentesi graffe oltre che nel main e nella classe. Poi vedremo che con le successive istruzioni dei cicli, anche lì dovremo usare le parentesi graffe per racchiudere le istruzioni, per delimitare quelle che sono le istruzioni da eseguire quando una condizione è vera.